Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per la TPR di marzo. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video. E vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok e Goodreads. Trovate i link qua sotto in descrizione. Ma detto questo, cominciamo. Sono tornata con le maniche lunghe perché questa settimana ha fatto freddissimo, almeno da me, quindi mi fa strano girare una TBR di maggio in maglia a maniche lunghe, ma fa freddo. La mia TBR di aprile aveva diverse nuove uscite, diverse riletture e l'ho fatta probabilmente un po' troppo lunga. Tra una cosa e l'altra purtroppo ci sono stati dei libri che non ho fatto in tempo a leggere, che quindi sposterò in questa TBR di maggio. Cominciamo subito con i primissimi libri di questa TBR, che sono A Clash of Three Courts e A Sword from the Embers, rispettivamente quarto e quinto libro della saga An Heir Comes to Rise, tradotto in italiano per Queen Edizioni con il titolo La nascita di un erede. In italiano sono disponibili i primi due volumi e sarà disponibile in anteprima al Salone del Libro di Torino il terzo. Io li sono andata a leggere direttamente in inglese e vado avanti con la saga appunto in lingua originale. In realtà il quarto l'ho già iniziato, ma sono abbastanza sicura che lo leggerò in gran parte a maggio. Quarto e quinto libro di questa saga che dovrebbe contare 6 volumi, di cui per il sesto libro sappiamo che l'autrice lo sta scrivendo, ma non abbiamo ancora una data d'uscita. Io avevo apprezzato i primi due volumi, ma il mio preferito è il terzo, che mi era davvero piaciuto. L'ho anche messo tra i migliori libri del 2023, vi lascio il video qua sopra nelle schede. E quindi vado avanti con questa saga, ma soprattutto per la presenza dell'autrice al Salone del Libro di Torino, che farà la firma copia tutto il sabato. Ho infatti acquistato la mia copia cartacea del primo volume, An Heir Comes to Rise, da portare al salone da far autografare. Però vorrei andare al salone avendo finito di leggere tutta questa saga. Quindi entro il secondo weekend di maggio cercherò di leggere e finire entrambi i volumi. Il quarto volume è dei due quello per cui ho le aspettative decisamente più basse. Sostanzialmente la nostra protagonista è Faith e noi l'abbiamo seguita per tutti i primi tre libri. Ma abbiamo anche altri prove narranti all'interno di questa saga. A metà del terzo volume sono scomparsi i punti di vista narranti di Nick e Tauria, due personaggi che avevamo già conosciuto nei precedenti volumi. Avevano avuto i loro capitoli nella prima metà del terzo volume per poi appunto sparire. Questo perché tutto il quarto libro è dai loro punti di vista. Infatti per tutto il quarto libro seguiremo le avventure di Nick e Tauria, che sono per motivi politici in due regni diversi e si occuperanno di questioni politiche legate a qualcosa che comunque si era già scoperto nei precedenti volumi. A me Nick e Tauria non dispiacciono, io li shippo tantissimo, ma proprio anche come personaggi in sé per sé non mi dispiacciono. Però non sono i miei preferiti. Diciamo che un capitolo qua e là loro lo apprezzo, ma un libro intero su di loro non mi fa esattamente troppo felice. Anche per questo ho le aspettative abbastanza basse, cioè temo che questo libro non mi piacerà, non mi piacerà così tanto. Però lo voglio comunque leggere, voglio comunque dargli una possibilità di stupirmi, e poi magari si rivelerà più bello di quello che penso. Ma in realtà lo leggo con un semplice obiettivo, cioè quello di arrivare al quinto volume, che finalmente tornerà a seguire la nostra protagonista, nonché in realtà uno dei miei personaggi preferiti, ovvero Faith. L'abbiamo lasciata nel finale di terzo volume in una situazione molto particolare, molto interessante, devo dire, con un colpo di scena che io non mi aspettavo, non del tutto. Qualcosina invece me l'ero già spoilerata, purtroppo andando a cercare informazioni su internet mi ero spoilerata una piccola cosa sul lato romantico della storia, cosa che si viene a scoprire nel finale di terzo volume. Io me l'ero già spoilerata, si capiva già durante tutto il terzo libro, però di base io me l'ero già spoilerata ed è una cosa secondo me molto interessante che voglio andare a vedere poi come verrà gestita nel quinto. Cioè tutta una serie di cose che dal quinto io vorrei vedere. Diciamo che il quinto è il vero libro che ho voglia di leggere, ma nel mezzo ci sta il quarto. Nella maggior parte degli ordini di lettura di questa saga c'è scritto di non saltare questo volume perché contiene informazioni importanti ai fini della storia generale, ma in alcuni ordini è invece segnato che, sebbene sconsigliato, è comunque possibile saltarlo. Quindi io lo inizierò, aspettative bassissime, e vedrò se concluderlo o se saltare direttamente al quinto. La saga di An Heir Comes to Rise ha le vibes alla TOG, sebbene si tratti di una storia molto meno articolata. Si tratta di una saga fantasy che a me non sta affatto dispiacendo, molto carina, originale su certi temi, meno su altri, però comunque ci sta. L'autrice ha anche scritto altre saghe, so che una è una duologia, mi pare Dark Romance, è già uscito il primo, uscirà tra non tantissimo il secondo. L'altra sua saga fantasy invece non mi sono informata, non ho ancora ben capito neanche se sia collegata a questa, ma preferisco adesso finire la saga della nascita di un erede per poi vedere cos'altro ha scritto l'autrice.
assolutamente per la sua presenza al salone vorrei andare là avendo finito questa saga. Prossimo libro, che credo sarà la mia prima lettura dopo il salone, è Senza stelle di Sara Cipriani, che ringrazio per la collaborazione, infatti mi ha mandato in anteprima una copia digitale del libro. Il libro uscirà ufficialmente il 23 di maggio, si tratta del secondo volume della The Bright Darkness, che sarà una quadrilogia. Io ho già collaborato con Sara per la lettura del primo volume, D'Argento ed Oscurità, trovate la mia recensione su Instagram e ve ne ho parlato anche nell'ultimo wrap-up, vi lascio il video qua sopra nelle schede e il link qua sotto in descrizione. Ho letto e davvero molto apprezzato il primo volume D'Argento ed Oscurità, mi è piaciuto, finale cliffhanger, e quindi ho molto volentieri accettato la collaborazione anche per il secondo volume, appunto, intitolato Senza stelle. Secondo volume di 4, quindi comunque non siamo ancora vicini alla fine di questa saga. Lettura che mi è arrivata, così come ad altri content creator, in anteprima. Lo leggeremo in anteprima rispetto alla data d'uscita e faccio parte del review party, però tutte le nostre recensioni usciranno a partire dalla data d'uscita, nello specifico la mia uscirà mercoledì 29 maggio. Quindi in quella data troverete su Instagram la mia recensione di Senza stelle, però sono super contenta di collaborare con Sara, ma anche di leggerlo in anteprima. La nostra protagonista è Lily, che inizialmente nel primo volume crede di essere una ragazza normale, tenuta sotto una campana di vetro dal padre. Scopre però in realtà di possedere un antico e potentissimo manufatto magico, ovvero l'elmo dell'oscurità. Si recherà ad Ever, dove dovrà imparare a controllare i suoi poteri. C'è stato un triangolo amoroso tra due personaggi, io ovviamente il mio preferito, e le cose sono andate in un modo a dir poco particolare. Sono successe tante cose. Il primo volume, ripeto, si è concluso con un cliffhanger e soprattutto l'epilogo. Io non me lo aspettavo e non me lo aspettavo dove e quando è. Però va bene, sono pronta a leggere questo secondo volume, aspettative devo dire abbastanza medie. Sono convinta che questo libro mi possa piacere e spero in un ritmo magari un filino un po' più sostenuto del primo volume, che era un po' più lento giustamente perché doveva introdurre il tutto. In questo secondo, secondo me, può ingranare un po' prima, può avere un ritmo decisamente più sostenuto sin dall'inizio. Mi è stato detto che anche in teoria questo secondo volume finisce con un cliffhanger o quantomeno in un modo non del tutto tranquillo e quindi va bene, poi si aspetterà con poca pazienza l'anteprima del terzo volume, di cui non abbiamo neanche lontanamente una data né un'idea. La trama del libro, quella diciamo originale, normale di Senza stelle, è spoiler, è assolutamente spoiler del primo volume. Tra l'altro io per curiosità e consapevole che mi sarei probabilmente fatta qualche spoiler, me la sono andata a leggere prima di aver finito il primo volume. L'ho letta solo una volta, poi cercando tra virgolette di anche quasi dimenticare quello che avevo letto, però un pochino il danno era fatto, mi sono fatta un mezzo spoilerino. Però va bene, e questa trama quindi è assolutamente spoiler, per cui non andatela a leggere se non avete finito D'Argento ed Oscurità, e con finito intendo fino all'ultima pagina. La trama senza spoiler è estremamente difficile da dire, sostanzialmente abbiamo la nostra protagonista Lily che si trova in questo mondo magico in cui c'è qualcuno che vuole conquistare più potere di quello che ha barra aveva, lei che si trova in una situazione molto particolare e forse un po' scomoda devo dire anche, con elementi magici a completare il tutto, diversi clan, un po' di disinformazione nel mezzo e cose varie. Questa è l'unica sottospecie di trama che posso dire senza fare spoiler. Sono pronta a questo nuovo viaggio ad Ever, tra le fantastiche parole scritte da Sara Cipriani, e vedremo come andrà. Prossimo libro? Bride di Elie Hazelwood, libro che continuo a spostare di TBR in TBR, ma non perché io non lo voglia leggere, assolutamente, anzi mi è pure salito l'hype, ma proprio perché io non sto avendo tempo e modo di prenderlo in mano, iniziarlo e leggerlo. All'inizio, quando è uscito, non mi ispirava più di tanto, sono onesta, non lo volevo leggere, poi vedendolo in giro, vedendo recensioni eccetera, mi è venuta voglia di leggerlo, mi è salito l'hype. L'ho comprato in edizione cartacea e l'ho inserito in TBR, ma sono una, se non addirittura due TBR, che io continuo a spostarlo e a metterlo in quella dopo, perché semplicemente, ripeto, non riesco a prenderlo in mano. Spero che maggio sia la volta buona, anche perché è uno dei libri, a parte i tre precedenti che vi ho detto, con una priorità abbastanza alta in questa TBR, e uno dei pochi che sono abbastanza sicura che riuscirò a prendere effettivamente in mano, e quindi speriamo che maggio sia la volta buona che riesco a leggere Bride. Il nuovo libro di Elie Hazelwood, questa volta nel mondo del paranormal romance.
Eliezer Wood è famosa per aver scritto romance in contesto STEM, quindi in contesto scientifico. Cambia un pochino, diciamo, genere perché va nel paranormal romance, quindi romance ma con elementi del mondo magico, nello specifico vampiri e licantropi. Matrimonio combinato, una chimica pazzesca tra i due personaggi, slowburn a quanto mi hanno detto, e ripeto, un sacco di gente l'ha amato. Ho letto recensioni anche di mie amiche, persone di cui mi fido, con cui ho gusti abbastanza simili, e sono ogni giorno più convinta che questo libro mi possa piacere. La nostra protagonista è una vampira che si troverà appunto in questo matrimonio combinato con un licantropo. Questo è il punto di partenza, questo è tutto quello che voglio sapere. Eliezer Wood ha anche già annunciato che questo libro avrà un seguito, quindi sarà il primo dei suoi romanzi ad avere in qualche modo un sequel. In realtà di Eliezer Wood è previsto un nuovo libro tra giugno e luglio, comunque quest'estate, e che non ricordo se sarà Young Adult o New Adult, né in che contesto starà, però diciamo vorrei essere in pari prima della sua prossima uscita. Questi due sono abbastanza sicura mi piaceranno. Comunque mi hanno detto che all'interno di questo libro, sebbene ci siano elementi del mondo paranormale, ci sia comunque un po' il rigore scientifico di Eliezer Wood, un po' questo dare informazioni, dare cose logiche, rigorose, precise, quasi scientifiche, e sono davvero molto curiosa di vedere come tutto questo si potrà incastrare appunto con vampiri e licantropi. E quindi il nuovo libro di Eli. Prossimo libro presente all'interno di questa TBR, altro libro che sto spostando, The Deal 4, ovvero The Goal, della Off-Campus Series di Elle Kennedy. Sostanzialmente stiamo leggendo la Off-Campus Series con un gruppo di amiche e non abbiamo neanche delle date precise noi, però sostanzialmente lo leggiamo più o meno tutte insieme nello stesso periodo per poi fare una videochiamata insieme. Siamo, tra virgolette, in ritardo perché non abbiamo delle date così rigide e quindi prima o poi faremo la videochiamata per The Score e da lì potremo iniziare The Goal. Motivo per cui io lo sto spostando di TBR in TBR, prima o poi lo leggerò. Quarto volume appunto dell'Off-Campus Series che conta 5 libri, in cui in realtà il quinto contiene delle storie dei vari personaggi. I quattro protagonisti maschili sono tutti amici, vivono insieme e sono quattro giocatori di hockey. Per alcuni di loro l'hockey sarà un futuro, cioè alcuni di loro vogliono diventare professionisti, atleti professionisti nel mondo dell'hockey, altri invece no, è semplicemente uno sport che gli piace, che praticano bene e che praticano volentieri. Le ragazze invece sono quattro studentesse della stessa università. Questo quarto volume comincia con una pregnancy trope che si trasforma abbastanza velocemente in un forced proximity. Io non ho mai detto niente con la pregnancy trope, quindi leggendo questo libro la leggerò finalmente. La forced invece è una dinamica, una trope che a me piace abbastanza, quindi vedremo come andrà a finire. Il protagonista maschile lo abbiamo già brevemente incontrato nei volumi precedenti, non so bene cosa aspettarmi da lui, ma abbiamo già incontrato anche la protagonista femminile, scoprite chi è o leggendovi la trama oppure nel finale del terzo volume. E devo dire che è un personaggio che a me non sta eccessivamente simpatico, quindi vedremo cosa succederà. Prossimo libro all'interno di questa TBR, in realtà in forse, cioè non so se farò in tempo a prenderlo in mano, soprattutto dipende da se leggerò The Deal oppure no, quindi è diciamo un'alternativa. Sto parlando di Matrimonio di convenienza di Felicia Kingsley. Io purtroppo di Zia Felicia non ho ancora letto tutto, mi mancano diversi volumi e per recuperarli sto andando un po' in ordine d'uscita e un po' in base ai volumi che ho in cartaceo. In realtà rispetto ai cartacei che ho ce ne sono due che non ho ancora letto, che sono Bugiarda si diventa e Appuntamento in terrazzo, ma in realtà è da un po' che io voglio leggere Matrimonio di convenienza, è un po' di TBR che io lo prendo, lo metto, lo tolgo, lo sposto, eccetera, e quindi spostiamolo un'altra volta in TBR ed eccolo qua. Matrimonio di convenienza è il primo libro di Felicia Kingsley, che inizialmente aveva autopubblicato o repubblicato con Newton Compton. Ha una trope abbastanza controversa, ma sono comunque curiosa di andarlo a leggere. È il primo libro che Zia Felicia ha scritto, voglio vedere un attimo com'è il suo primo libro. Poi, per recuperare i successivi libri che mi mancano, andrò un po' in ordine d'uscita, un po' in base a che cartacei ho, perché non li ho tutti, me ne mancano diversi. Felicia Kingsley è un'autrice italiana che scrive romance new adult, quasi tutti i suoi libri sono spicy ma non tutti, ha scritto anche un paio di novelle appunto non spicy. Ho iniziato a leggere i suoi libri con Ti aspetto a Central Park perché l'avevo visto ovunque, mi ispirava eccetera eccetera. L'ho iniziato a leggere e mi era piaciuto e da lì ho iniziato a leggere pian piano diversi libri di Felicia. Devo dire che come stile non mi dispiace, alcuni libri li preferisco ad altri ovviamente, alcuni finali non riescono sempre a convincermi. Però, insomma, è un'autrice di cui voglio pian piano recuperare tutti i libri che ha scritto, sicuramente leggendoli in ebook, poi eventualmente anche i cartacei. Anche Felicia sarà al Salone del Libro di Torino, io dei libri che ho non tutti sono autografati,
Non so se me ne porterò qualcuno a Torino, anche perché purtroppo per Feccia si fanno diverse ore di coda, quindi dipende da quando è il suo firmacopie e se è in contemporanea con altri eventi a cui voglio andare, devo un attimo capire. Ultimo libro all'interno di questa TBR è in realtà in forse, cioè non so se farò in tempo a prenderlo in mano, ma nel caso lo leggerò. Si tratta di Omega di Max Peronti, primo libro di una saga, libro che io ho preso a Lucca dell'anno scorso, motivo per cui è firmato con dedica. Omega, se non ricordo male, è il primo di una duologia che dovrebbe avere anche uno spin-off, non ricordo bene se prequel o sequel. È un libro che io, ripeto, ho preso a Lucca, vi lascio l'ol qua sopra nelle schede. L'avevo visto, mi aveva ispirato, mi poteva piacere, quindi l'avevo preso appunto a Lucca. Poi l'avevo messo in TBR e tra una cosa e l'altra l'ho sempre spostato, non sono mai riuscita a prenderlo in mano. E quindi eccolo di nuovo che torna anche in questa TBR. A Lucca l'anno scorso, quindi 2023, io ho preso 3 volumi, tutti e 3 autografati, firmati con dedica, e vorrei smaltirli, vorrei leggerli, e quindi cominciamo con lui, che se non era proprio il primo acquisto che ho fatto a Lucca. Si tratta di fantasy italiano, genere che a me piace. Nel fantasy italiano, così come nel fantasy estero, secondo me ci sono libri bellissimi e libri orribili. Al salone, così come a Lucca Comics, mi piace girare per gli stand di libri, vedere libri che non ho mai sentito nominare, che magari non sono strafamosi sui social, e se mi ispirano, darvi un'opportunità. Questo è quello che è successo con Omega, così come è successo anche con altre saghe. A volte incontro saghe che mi piacciono davvero tanto, come è successo per esempio con la saga di Daniele Viaroli, vi lascio la recensione qua sopra nelle schede, oppure a volte incontro anche libri che mi sono piaciuti molto meno, come è successo un po' più di recente con un altro libro che avevo preso, questa volta invece al salone l'anno scorso. Vedremo com'è Omega. So che questo libro parte in medias res, ci troviamo subito all'interno di una ribellione e poi ci verranno raccontate attraverso delle lettere e dei flashback quello che è successo appunto in precedenza. Vedremo com'è. Spero mi possa piacere, spero di riuscire finalmente a leggerlo, però comunque nell'arco di quest'estate sicuramente voglio leggere questi libri che ho acquistato a Lucca, voglio cominciare a smaltirli. Questa volta la TBR ho cercato di equilibrarla, di renderla un po' più cortina, spero di riuscire a leggere effettivamente tutto. Bene, questo video si conclude qua, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video e vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok e Goodreads, trovate i link qua sotto in descrizione. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!